I 30.000, 30.000 obiettori di coscienza che a settembre rischiano di non partire per il servizio civile. Motivo? Non ci sono più i fondi necessari. I 120 miliardi stanziati dall'ultima finanziaria sono ormai esauriti e ce ne vorrebbero almeno altri 80. La programmazione delle spese necessarie al servizio civile, insomma, è stata insufficiente. A un anno dalla nuova legge sull'obiezione di coscienza, il sistema sembra sull'orlo della bancarotta. Perfino gli obiettori già in servizio corrono il rischio di essere rispediti a casa. Non ricevono lo stipendio da 4 mesi. La situazione è critica, insomma, anche per le prevedibili conseguenze di natura sociale. Qualcuno già ipotizza, ad esempio, un boom di obiettori di coscienza di comodo, che potrebbero evitare sia il servizio di leva che quello civile. L'impegno che è stato assunto dal Presidente del Consiglio nell'ultimo Consiglio dei Ministri è quello di presentare al Parlamento la legge per la trasformazione delle forze armate in senso professionale. Questo renderà inevitabile una diversa e migliore regolamentazione del servizio civile, perché così come si presenta la cosa, cioè il servizio civile è alimentato da chi non vuole fare il servizio militare, è una questione che io definisco appena scandalosa. Questo per il futuro, ma per le 30.000 imminenti partenze l'unica via d'uscita è l'assegnazione di nuovi fondi. Se le disponibilità finanziarie non ci sono, mi pare difficile che si possano trovare.